ringrazio Gianni Gani, rettore magnifico, per l'ospitalità, e ringrazio Luigi per aver citato questo libro. Io sarò all'interno del libro, ma nella convinzione, come del resto diceva Gianni Tregassi alla fine, che le cose, i problemi di oggi stanno all'interno del libro. La motivazione che ha spinto, mi pare di aver capito, che ha spinto Luigi a scrivere questo libro è abbattere il muro del silenzio, la damnatio memoriae, diceva, nei confronti di coloro che hanno fatto una cosa molto importante, cioè la costruzione della riserva naturale Monte Genzano Alto Gizio è una cosa importante per le cose che escono fuori dal libro. Perciò dare il giusto riconoscimento a quei protagonisti e soprattutto sottolineare il significato generale, che non tocca soltanto quella zona piccola, sono 3.000 ettari mi pare, ma un'area certamente più ampia, e soprattutto perché lì abbiamo, io voglio usare le parole di Luigi, che mi sembrano significative per sintetizzare il senso di quella costruzione, che era quello perché in Abruzzo, che si è trovata a svolgere un ruolo centrale per affermare i valori dell'ambiente, la riserva naturale del Monte Genzana rappresenta un concentrato di questi motivi. Raccontarne le origini obbliga di conseguenza a ricapitolare tutta la straordinaria vicenda dei parchi e delle riserve naturali abruzzese, e in particolare il ruolo, anch'esso unico in Italia, svolto da un'organizzazione sindacale, in questo caso la CGIL. In questo racconto Luigi Piccioni si conferma storico nel senso pieno della parola. La sua non è un racconto, una storia locale, ma è una tessera della storia generale, è un capitolo importante che riguarda appunto una zona abitata, l'Alto Sangro e l'Alto Gizio, di una storia importante, che è la storia dei parchi italiani, di cui lui certamente in Italia è il più autorevole studioso. Per me è stata l'occasione per riflettere ancora una volta sul significato di questa azione che in tanti abbiamo fatto in tanti anni. La riflessione che dura da tempo è una riflessione di un testimone, non è una riflessione di uno storico, perciò ha i suoi limiti, le sue parzialità. Il libro è diviso in tre parti, che lo potete vedere dall'indice, ma è significativo anche, lo posso indicare, perché dall'Alta Val di Sangro alla montagna abruzzese, dalla montagna interna all'Abruzzo, e poi dall'Abruzzo a Genzana. Non è un'andata e un ritorno, ma è un'andata verso progressivi sviluppi. È interessantissimo l'apparato di documentazione, le interviste che Luigi ha fatto ad alcuni dei protagonisti, e anche la parte iconografica è molto significativa. Io di questo lavoro voglio cogliere due filoni. Il ruolo fondamentale della CGIL, del Parco Nazionale d'Abruzzo. Ruolo fondamentale del Parco Nazionale nella azione italiana dei parchi, nella politica italiana dei parchi. Ed è questo è un grande compito, difficile, che oggi io credo che deve avere il nuovo presidente, l'amico Gianni Cannata. Dopo una lunga crisi, la crisi del parco, ma che è la crisi del Parco d'Abruzzo? Io parlo di Parco d'Abruzzo anche perché il periodo che il libro studia era il Parco d'Abruzzo, ancora non si chiamava, dal 2001 mi pare si chiami Parco d'Abruzzo del Sennonese. È una lunga crisi del Parco d'Abruzzo, ma che non è altro che un aspetto di una crisi più generale che ha toccato in questi anni i parchi. E allora
il compito, un compito specifico che secondo me può avere il Parco d'Abruzzo è proprio quello di superare questa crisi. Sulla base di questa esperienza che Luigi racconta. L'altro filone è il ruolo straordinario della CGIL, che vedremo originalissimo per un sindacato. E più esattamente non della CGIL in generale, per la CGIL d'Abruzzo, a partire dalla CGIL, la Camera del Lavoro. Del primo filone, il ruolo fondamentale del Parco d'Abruzzo, io vorrei individuare alcuni aspetti che mi sembrano salienti. Il primo è la storia più nota. Se vogliamo fare dei nomi, diciamo, è la storia che lega, che parte da Erminio Sipari e arriva a Franco Tassi. Erminio Sipari, il primo parco. Giustamente si parla del primo parco, perché se dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista istituzionale della legge, il Parco d'Abruzzo del gennaio del 1923, il Parco di Gran Paradiso è del dicembre del 1922, il Parco d'Abruzzo era di fatto su iniziativa privata, è stata istituita, aveva individuato già i meccanismi che poi la legge recepirà. E a Franco Tassi, ripeto l'altro nome, perché è stato lui che con la sua direzione il Parco d'Abruzzo è stato diventato il parco più noto in Italia e nel mondo. Tra i parchi italiani è stato certamente nel mondo il parco più noto. In questa vicenda, tra questi due personaggi, si inseriscono anche altri personaggi. E ne faccio soltanto due nomi. Primo, non per piaggeria, ma perché il dato oggettivo è Fulco Pratesi, che per Italia Nostra già dal 1961 aveva condiviso quell'iniziativa nata, mi pare, da Bernardo Stringer dei Verdi d'Italia Nostra, ma che nel 68 coordina il piano di riassetto del Parco Nazionale d'Abruzzo, che ha un significato importante anche nei rapporti col sindacato, nel porto della riflessione che si fa spesso in parallelo, ma trova anche coincidenze significative. E nel 66 Fulco, insieme ad altri, aveva lanciato l'appello italiano per il WWF. Nel 1987 entrerà in Parlamento e con il gruppo dei Verdi seguirà e darà impulso gruppo di fermamenti alla legge 4. L'altro nominativo è Antonio Cederlo, sul quale non c'è bisogno di insistere, da tutti noto, se vogliamo dire, vogliamo esprimere sinteticamente il suo ruolo, dal sacco di Roma al sacco del Parco d'Abruzzo. Questo è, ha seguito in maniera così, appassionata, quasi passionale, i problemi che il Parco Nazionale d'Abruzzo poneva, e grazie a lui c'è stata anche questa esplosione del ruolo del Parco Nazionale d'Abruzzo. E certamente il Parco Nazionale d'Abruzzo diventa il riferimento fondamentale per la costruzione degli altri parchi in Italia, parchi nazionali ma anche parchi regionali, per le altre pari potenti, ma anche nella elaborazione della legge quadro. In fondo la legge del 20 gennaio del 23 era una legge voluta da Erminio Sipari, che era in Parlamento, era parlamentare, ma anche le innovazioni, alcune innovazioni particolari che la legge quadro ha inserito, la natura dell'organo di direttivo, questa natura mista, era un qualche cosa già sperimentata nell'azione del Parco d'Abruzzo. La comunità del parco era un qualche cosa che nasceva nella riflessione del Parco d'Abruzzo, in particolare nella riflessione di Franco Tassi. A questo punto voglio ricordare un fatto che forse non è tutti noto, ma mi sembra anche significativo della personalità e della realtà e dell'evoluzione che si era avuto. Alla vigilia dell'approvazione della legge quadro, Franco Tassi espresso in termini molto critici, non voleva che si approvasse, probabilmente perché la comunità del parco non aveva, non rispettava quello che era il suo disegno. Il suo disegno era di una comunità
esclusivamente consultiva, e invece la legge quadro ha dato opportunamente, giustamente, poi si tratterebbe di dire tante cose sulla realizzazione, anche decisionale in alcuni punti fondamentali. In fondo il parco, se così possiamo dire, ha rappresentato in qualche modo la costituzione materiale da un lato e formale, la legge quadro, delle aree protette in Italia. Questo è un aspetto, meno noto è un altro aspetto che invece emerge nel libro di Ricci. Io potrei dire dal Movimento Popolare Alta Valle del Sangro al Partito Comunista Italiano. Il Movimento Popolare nasce a cavallo del 69-70, è la prima volta forse che un gruppo di giovani di più comuni, non soltanto il discorso che rimane all'interno del comune, tutti i comuni dell'Alto Sangro, si mette insieme per discutere, per lottare. Era il 68, c'era questa atmosfera che veniva dalle grandi, diciamo, lotte che si svolgevano non solo nell'università ma anche nel mondo del lavoro, e si univano per che cosa? Avevano alla base, e questo è il tema significativo, alla base i problemi del Parco Nazionale d'Abruzzo. La lotta era la speculazione, la lotta era una gestione per una gestione diversa del parco. La lotta era per questo peso democristiano che gravava sull'Alto Sangro. È significativo che in quegli anni erano comparse alcune scritte rosse. All'indomani delle elezioni di Pescasseri del 74, dove era cambiata l'amministrazione, è scritto la via della forca, l'Alto Sangro è rosso. Un'altra scritta era a basso Cassi, c'era scritta. Anche così. Era cambiato, era diventato a basso Grassi. Grassi era lo speculatore di Pescasseri. Ma a capire qual era il senso della lotta, erano due cose estremamente significative. Il panorama politico, il panorama amministrativo completamente cambiato, invece non solo Nicola Costellini e Pescasseri, ma Pepino Rossi e Civitella, Giorgio Cimini a Opio, voglio ricordare anche però Mario Cimini, che forse è arrivato anche prima di Giorgio e che ha svolto un ruolo importante, nel 1980 Enrico Di Domenico a Villetta. Cambia il volto democristiano e alla base di questo cambiamento c'è il modo di vedere il parco, è un nuovo modo di vedere. E questa è la cosa interessante, questo nuovo modo di vedere il parco, non più contro, ma per, seppure con modalità specifiche, coinvolge il Partito Comunista. Allora, questo è un passo estremamente importante. Coinvolge il Partito Comunista nel locale regionale, ma non solo regionale. A proposito del Partito Comunista, voglio fare anche riferimento al personaggio che si era dispiaciuto per essere stato escluso, sul Vladimiro Putatura, era il personaggio del Partito Comunista della zona. E che però guardava con molto interesse questi giovani che si stavano muovendo. Ma il PC era fatto anche di altri personaggi. Federico Brini, un parlamentare particolarmente sensibile ai temi dell'ambiente e ai temi del parco. E poi in Abruzzo, non dimentichiamoci che si stava allevando una nuova leva di dirigenti comunisti, mi limito a fare il nome di Giovanni Lolli e di Enrico Paolini, ma ce ne sono altri, Franco Cicerone, eccetera. E nello stesso tempo spinge anche il Movimento Popolare, anche almeno desta l'interesse anche del sindacato, in particolare la CGL di Sulmona. Io qui non posso non fare il nome di un amico indimenticabile che è Elio D'Orazio, che ha portato al sindacato di Sulmona, al Comune del Lavoro di Sulmona, le riflessioni che il Movimento Popolare faceva. Il convegno di Grosseto fatto dal Partito Comunista, di cui purtroppo non sono stati pubblicati gli atti, però segna una trasformazione, che poi porta in Parlamento, quando si discute della legge quadro, porta la presentazione di legge, di proposte di legge importanti sia alla Camera, primo firmatario Mirko Boselli, sia al Senato, primo firmatario
Haroldo Cascia, che poi hanno permesso in una corsa finale al testo del Partito Comunista di essere il primo a essere presentato. Questa è una particolarità e nulla toglie invece al ruolo fondamentale che hanno avuto i Verdi. Si tratterebbe di vedere, di capire, io chiedo allo storico, ma questa assenza dalla nostra riflessione, ma probabilmente dal dibattito vero, delle forze diverse tra la Democrazia Cristiana e il Partito Repubblicano, sarebbe interessante studiare. Certamente si supera, il Partito Comunista supera quelle pregiudiziali che aveva avuto dall'inizio: gli enti parco devono essere gestiti dai consorzi dei comuni e poi gli enti parco devono essere gli enti parco, anche i parchi nazionali devono essere gestiti a livello regionale, sulla regionalizzazione. E qui vedremo subito, il sindacato ha un'indicazione molto precisa e molto interessante. Il secondo filone è appunto il ruolo della CGIL Abruzzo. Se io dovessi dare un titolo a questo secondo filone, direi: il sindacato dà vita, 1979, dà vita alla vertenza ambiente, giustamente Gianni Fracassi parla di vertenza, incardinandola sull'esperienza del Parco Nazionale d'Abruzzo. Questa è la realtà, questa è la realtà. Entra in campo, 78-79, ed è la Camera del Lavoro di Sulmona, con il suo gruppo dirigenziale, Mimì D'Aurora, il segretario della Camera del Lavoro, Elio D'Orazio, con cui parlavo, che lavorava, e Gianni Melilla. Sul ruolo di Gianni Melilla, che è stato fondamentale, io voglio dire soltanto, voglio leggere soltanto quello che dice Luigi. Nella lunga parabola sindacale della segreteria della Camera del Lavoro di Sulmona, dalla segreteria della Camera del Lavoro di Sulmona alla segreteria della CGIL Abruzzo tra il 79 e il 92, sono perciò 13 anni decisivi, Melilla sarà al tempo stesso l'inventore di una visione originale del rapporto tra tutela ambientale e occupazione, di un progetto per la rinascita delle aree interne dell'Abruzzo basato sui parchi e più in generale di un rapporto nuovo tra sindacato e questione ambientale, oltre che l'ispiratore e tessitore di iniziative di fertili alleanze tra sindacato, partiti, associazionismo e istituzioni pubbliche delegate alla tutela ambientale. Ed è su questa base che a volte il PC è costretto a inseguire il sindacato. C'è un episodio significativo dell'organizzazione di due congressi per cui ha dovuto il PC anticipare il suo congresso per non essere dietro al sindacato. Eravamo tutti compagni, eravamo tutti del PC, ma c'era un'autonomia del sindacato nei confronti del partito. L'ordine del giorno del 1981 è importante perché la riflessione che si era avviata all'interno della Camera del Lavoro di Sulmona in qualche modo, cioè diventa programma. Ed è interessante quello che scrive Nicola Cimini, proprio al commento del Nicola Cimini, al commento dell'ordine del giorno, Nicola Cimini nella sua veste di sindacalista, lui aveva tre vesti in quel momento. Delegato sindacale della CGIL. Delegato sindacale, sì. Allora. Io mi riferisco a loro. Ed era tecnico del parco ed era, se non sbaglio, presidente regionale del WWF. Sì, del WWF, sì. Era presidente, cioè tre vesti, diciamo. Interessante quello che dice, quello che scrive. Per la prima volta un'organizzazione sindacale non si limita a prendere in considerazione solo gli aspetti maggiormente emergenti e interessanti in maniera più diretta e immediata la classe lavoratrice, cioè i temi della tutela dell'ambiente e del lavoro, della salute in fabbrica, ma considera il problema della conservazione e della riqualificazione del patrimonio ambientale come un obiettivo prioritario, anzi corollario indispensabile di qualsiasi seria politica di sviluppo sociale, economico e territoriale volta al soddisfacimento di interessi generali. Poi c'è il convegno di Villetta, quello del 1981, della fine di dicembre 1981, dove i
sindacato parla di legge quadro, sottolinea la necessità di una legge quadro dei parchi nazionali. Voglio aggiungo che in questa riflessione del sindacato ci sono delle cose interessanti, per esempio sulla regionalizzazione. Allora la regionalizzazione, perché ha trattato tanto la legge quadro? Perché c'era stato il contrasto tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che erano i due partiti che poi discutevano su questo tema. Da un lato la Democrazia Cristiana, i parchi nazionali devono essere gestiti dallo Stato, dall'altro il Partito Comunista, i parchi tutti devono essere gestiti dalla Regione, sulla base di un'interpretazione della Carta Costituzionale, dei decreti Giannini, eccetera. E vediamo come cosa dice il sindacato. Alla vecchia linea che da anni prevedeva una pressione sulla Regione Abruzzo perché seguisse il sistema di parchi e di riserve individuato dalla ricerca della progettazione integrata, se ne sostituisce una nuova che prevede non più uno ma due interlocutori, la Regione e il Parlamento. L'obiettivo resta infatti quello di avere in Abruzzo un sistema di aree protette incentrate su 5 grandi parchi montani, ma non conta più molto se questi saranno regionali o nazionali. Quel che si comprende è che la sfida a questo punto può essere vinta molto più facilmente puntando a un sistema misto, con alcuni parchi dipendenti dall'ente locale e altri dipendenti dal Ministero. Tanto più che la legge quadro in discussione accorda livelli di tutela analoghi a due tipi di aree protette. Questa, diciamo, soluzione potremmo dire pragmatica, ma anche un suo significato teorico, è la soluzione che poi inevitabilmente è stata accolta dalla legge quadro, inevitabilmente è stata accolta dalla legge quadro. Ed è su questa, insomma, questo tipo di soluzione che ha anticipato la CGL, mi ha fatto pensare a quello che diceva Gianna Fracassi adesso nelle sue parole, in cui quando parlava di governance nuova, eccetera, noi non dobbiamo pensare, non dobbiamo restare schiavi di certe nostre costruzioni teoriche, pregiudizi, eccetera. Dobbiamo andare alla realtà concreta, a vedere in concreto che cosa significa. Nel 1984 Milena diventa segretario regionale e questo significa che il sistema regionale dei parchi diventa la vera prospettiva delle zone interne e soprattutto dell'Abruzzo. La vera prospettiva delle zone interne. Anche qui c'è un'anticipazione di quello che dice, che ci ha detto Gianna Fracassi adesso. Il sistema dei parchi diventa la vera prospettiva. Tutelare l'ambiente e sviluppare l'occupazione. Il grande convegno del 1985 per tutelare il Gazzasso andava in questa direzione. Però dobbiamo dire che noi siamo rimasti a quel momento. Siamo rimasti a quel momento. Abbiamo fatto progressi, come diceva Gianni Cannata, parlava dei nuovi lavori. Abbiamo fatto in un certo modo dei progressi, nel senso che abbiamo individuato e abbiamo concretizzato, si sono individuati, si sono concretizzate una miriade di lavori, di nuovi lavori, grazie anche alle intuizioni che hanno avuto i parchi, che hanno avuto il sindacato, che hanno avuto, però non hanno creato il sistema, non hanno contato, non stanno contando nulla. E l'ultimo punto per capire il ruolo fondamentale che ha avuto il sindacato lo individuo nella grande petizione popolare della CGL dell'89 con 30.000 firme autorevoli, meno autorevoli, 30.000 firme in Abruzzo per superare le incertezze dietro fronte che la Democrazia Cristiana faceva e che sono state consigliate a un Antonio Cederna emozionato, come dice lui. E ciò ne lo credo bene, perché anche lì la storia di Antonio Cederna e del parco sarebbe interessante poi approfondire. E questa petizione con la manifestazione del PC del 9 aprile 1989 sono state la spinta decisiva per l'approvazione della legge quadro, il superamento della pregiudiziale regionalista che è stata la spinta decisiva, perché poi quel progetto sospinto dal gruppo dei Verdi, quando c'era il grande entusiasmo, potesse essere approvato il 6 dicembre 1991. Sulla riserva del Monte Genzana Alto Giuzio,
la storia più breve, 1989-1996. Ma è il concentrato, non solo come dicevo prima, delle motivazioni che avevano spinto il sindacato in Abruzzo a dire certe cose, ma anche un po' il concentrato di quanto emerge da questi due film. Intanto va detto qualcosa sul comitato promotore, non si può non parlare del comitato promotore, perché il comitato promotore è il frutto di un'azione che precede. Il comitato promotore è fatto innanzitutto da Mimì D'Avrora, che è stato il grande protagonista perché era il suo territorio a cui lui teneva, e questo legame col territorio ha un grandissimo significato nell'azione, nella politica delle aree protette, ma io ritengo anche nella politica delle aree interne. Se non c'è questo segno, questa cultura del territorio, questo legame con il territorio, la politica non si fa. La CGIL è il sindacato di Mimì, e il dibattito sul Parco Nazionale d'Abruzzo è un dibattito che lui aveva a cuore, a cui lui partecipava. Pertanto era questo un segno particolarmente importante. E poi c'è stato Giorgio Boscagli, che c'è, il biologo del parco, biologo, zoologo del parco, poi a parte quello, ma che aveva, che ha avuto e che ha avuto dopo anche delle straordinarie esperienze nella gestione della grande fauna, che lo porteranno ad assumere ruoli importanti, in cui forse il suo compito più significativo, forse specifico, però più significativo per la proposta parco, è stato quello del rapporto con i cacciatori. E quello che mi pare è stato anche la chiave per risolvere il problema della riserva naturale. Gianni Giorgio Boscagli, che ha continuato i suoi impegni, e che io voglio sottolineare l'attuale impegno che hanno il gruppo dei 30, probabilmente pochi di voi sanno che cos'è, ma che è quello che porta questa fiammella dei parchi, diciamo, e che secondo me questo gruppo dei 30 avrà un suo significato nella storia recente dei parchi. E poi c'erano gli altri due componenti del comitato promotore, che erano significativamente i presidenti delle associazioni più importanti, locali, regionali, non soltanto locali e regionali, Massimo Pellegrini, presidente del WWF, e Dario Ferro, presidente dell'ambiente, e che poi tutti quanti avranno anche un ruolo successivo. Certo. Qual era la funzione, in fondo qual era forse un po' uno degli aspetti più significativi della nascita di questa rete? Dal punto di vista ambientale, naturalistico, era la possibilità di collegare il Parco d'Abruzzo con il Parco della Maiella. Certo. Creare questo corridoio ecologico, nel segno possibilmente dell'unità del territorio e nel segno anche della necessità, forse questo elemento non era soltanto intuito più che espresso, che i parchi uscissero fuori dal proprio territorio. Il Parco d'Abruzzo poi era uscito fuori dal proprio territorio, creando di fatto quella cintura esterna, quella che noi oggi chiamiamo, che la legge quadro chiama le aree contigue. Ed era un segno di questa necessità di uscire all'esterno. E io credo che uno dei segreti oggi, delle prospettive del futuro dei parchi, sia proprio questo segno di andare. L'accordo con i cacciatori dunque è stato decisivo. La legge istitutiva che viene il 31 ottobre 1996, ed è significativo che il progetto di legge sia stato un progetto di legge presentato da Gianni Melilla, diventato nel frattempo presidente del Consiglio regionale e che poi diventerà parlamentare. E vengo alla damnatio memoriae, che è questa damnatio memoriae. Dicevo prima che uno degli obiettivi di Luigi è stato quello di dare il giusto riconoscimento a chi ha lavorato per la riserva. Probabilmente c'è la necessità di un riconoscimento generale a tutta questa
coralità di impegni. Questo è uno degli elementi interessanti che è risultato poi vittorioso sia sul fronte del Partito d'Abruzzo sia sul fronte della riserva. La coralità dell'impegno, sia pure in movimenti, in associazioni diverse, con qualifiche diverse, con opinioni diverse, ma la coralità è stata molto forte, sentita da tutti. Ed era una coralità ancorata, io sono convinto, anche c'è questo elemento, ancorata alla terra. Ed è significativo Bruno Trentin. Perché Bruno Trentin si era fatto l'autore di quella vertenza? Che Bruno Trentin era un alpinista, era legato alla montagna. E questo ha un significato, non dobbiamo dimenticare. La politica è fatta anche di queste esperienze personali, di amicizie, di legame con la terra, della montagna. Bruno Trentin andava a arrampicare con Giovanni Lolli su Gran Sasso. Questo che aveva aperto varie vie non lo sapevo, ma sul arrampicare l'ho letto da qualche parte, non so se aveva aperto proprio delle vie. Però sì, comunque andava sul piccolo, con il piccolo. E allora io su questo concludo. Dal libro di Luigi Piccioni, per questo è un libro che è significativo, colpisce, mi ha colpito, ma che colpisce, ma che è anche il libro di storia, esce questa storia corale, ma esce anche la spinta ideale, la passione, l'amore per la natura e per la montagna, l'amicizia tra i protagonisti. Ora, chi ha partecipato a questa esperienza non può che essere grato a te, Luigi, perché fa emergere una realtà che può avere un significato non soltanto storico, ma anche in prospettiva. Quantomeno per dire che l'impegno non è stato inutile. È in qualche modo l'orgoglio di aver contribuito a realizzare quella tessera e perciò a costruire il mosaico che è la storia dell'arte. Però un orgoglio, ma che deve essere unito alla consapevolezza che lì non si può concludere. Ci ha detto Gianni, dobbiamo andare avanti. E forse noi abbiamo una responsabilità maggiore proprio perché abbiamo questo bagaglio che è anche ideale. Abbiamo la possibilità di dare alcune indicazioni. Dico subito, come io presiedo formalmente, perché il vero presidente è Renzo Muschini, il gruppo San Ressore. Il 28 febbraio a Pisa presenteremo il libro collettaneo di una serie di persone che riflette sul ruolo dei parchi. E noi dobbiamo iniziare a riflettere sul ruolo dei parchi. I parchi devono uscire dalla loro dai loro confini e riflettere anche su un punto che a me mi angoscia: come mai in questo Abruzzo martoriato dal terremoto, il terremoto dell'Aquila, ma oggi dal terremoto del 2016, Abruzzo, le Marche, dove ci sono l'Umbria, dove ci sono due parchi straordinari, il Parco del Gran Sasso e il Parco dei Sibillini, dove è caduto l'epicentro terremoto, ci sono stati i danni veri del terremoto. Poi il terremoto, come sempre, in tutti i terremoti si allarga perché poi ci sono gli interessi economici. Ma come mai non si parla di parco? Come mai il parco non rappresenta una prospettiva per il futuro? E questo è un errore nostro, non siamo riusciti a comunicare. E questo possiamo dire oggi al sindacato. Se dimostra questa sensibilità, che io accolgo con un enorme piacere. Noi dobbiamo dire qual è oggi il ruolo dei parchi, perché i parchi non dicono. Io una risposta ce l'ho, perché i parchi si sono dimostrati un ente burocratico, ci siamo sforzati di non esserlo, ma forse non poteva che essere, perché se i soggetti, se i cittadini, se gli amministratori si sentono estranei, ci sarà un motivo, non è soltanto perché vogliono fare gli affari, non è questo, c'è un altro motivo, e su questo noi dobbiamo riflettere. Allora questo venga una riflessione con il sindacato, per capire quelle che Gianna chiamava le piattaforme economiche, eccetera. Questa oggi, quella binomio tutela e sviluppo, che era chiaro, e anche chiara nelle proposte che faceva la Camera del Lavoro nel 78-79, come va concretizzato.
Ecco, io credo che questo è il punto, è l'impegno che ci dobbiamo prendere, soprattutto sulla base di un'esperienza che noi vogliamo che sia